siamo sulla SP23 della Scoglina. Pochi minuti fa è stato fatto brillare un pezzo di costone roccioso instabile. E questa operazione si è resa necessaria perché le tecniche tradizionali non risultavano efficaci e pericolose anche per gli operatori. Dopo il crollo appunto controllato si passerà alla rimozione del materiale che è presente sulla carreggiata per poi posizionare nuovamente le reti che consentirà la riapertura al transito. Speriamo di riuscire a farlo entro pochi giorni per garantire di nuovo il transito verso la Val d'Aveto nel fine settimana. Stanno procedendo i lavori sulla strada provinciale 23 per riaprire il passo della Scoglina. Oggi è stato decisivo questa manovra che con gli esplosivi sono caduti circa 250 metri cubi di rocce. Grazie a Città Metropolitana che si è impegnata subito dal primo momento in questa opera, si spera di riuscire a riaprire e ridare fiato a tutte le attività commerciali. Oggi abbiamo caricato 32 fori, poco meno di un chilo di esplosivo l'uno, opportunamente distanziati, con una maglia di circa 1,5 x 1,35 metri, e ogni foro poi è stato ovviamente collegato al successivo tramite detonatori non elettrici, erano quindi micro ritardati, quindi ogni singolo foro non è partito nello stesso istante di quello successivo, questo anche per diminuire le vibrazioni causate nei dintorni. Quindi una volta caricati tutti i 32 fori ci è posti alla distanza di sicurezza di 100 metri dove si è fatto partire con l'esploditore tutto il circuito.